Il padre passionista Giuseppe Borlini, nato a Chignolo d'Oneta nella Valle del Riso nel 1938, ve l'abbiamo già detto, si è spento il 20 di agosto a causa di una malattia diagnosticata solo pochi mesi prima. Abbiamo voluto però ricordarlo attraverso le parole di Giorgio Fornoni, che lo ha incontrato diverse volte in Africa. Innanzitutto lo voglio ricordare perché proprio appena che io son diventato sindaco, lui si trovava proprio a casa e mi ha telefonato, mi raggiunge una telefonata e mi dice: ciao Giorgio, ciao Fornoni, come va la vita? Tanti auguri per quel che hai fatto, sei riuscito a diventare sindaco. Ero contento perché ero riuscito a battere la Lega, ma non la Lega nel senso politico, dato che lui è un uomo che ha passato la vita in Africa. Lui, potendo pensare in qualche modo di poter esprimere un qualcosa contro chi va contro questa gente che ha bisogno, questi africani che li vediamo sempre tutti i giorni sulle spiagge di Lampedusa e così via. Lui, ecco, vedeva questa forma politica contro la sua gente in qualche modo e per quello si era voluto così complimentare e nel frattempo appunto cioè, farsi sentire perché era da tanto che mancava dalla nostra zona. Lo voglio ricordare perché quando ho fatto il video per i passionisti in Kenya, era la fine degli anni 90, sono passato proprio dove lui lavora, nella zona, la parte lontana del Kenya che arriva vicino alla zona del Ruanda. Ecco, e comunque l'ho trovato nelle condizioni anche dure, ma lui sempre col sorriso riusciva a essere vicino alla gente, riusciva a costruire ospedali, riusciva a costruire anche scuole, quindi sotto l'aspetto sociale era veramente molto impegnato. Sono riuscito a intervistare uno stregone laggiù e lui mi ha dato la possibilità di poterlo intervistare. Perché lo stregone laggiù? Lo stregone rappresenta la figura veramente più importante. Come per lo stregone fa da medico, fa da giudice, fa da tutto laggiù. E l'unico che riusciva a contrastare un po' lo stregone è il missionario. Perché il missionario? Perché riesce a entrare sotto l'aspetto sia umano che nel diritto contro quelle tradizioni che danno un potere solamente ad alcuni, addirittura evitando proprio dei discorsi ancestrali. Per esempio laggiù c'è ancora il Marocchio e tutte altre cose. Vabbè, comunque il ricordo nei suoi confronti è importante. Per me diventa importante la figura del missionario perché è quello che da sempre mi ha portato in giro per il mondo, mi ha fatto entrare nei posti veramente anche più difficili. Lo ricordo come persona, come dicevo prima, sempre sorridente, la persona che ha fatto molto per la propria gente, ma più che altro l'amore per quella gente. E mi parlava proprio dei tanti anni che lui laggiù ha trascorso e del suo desiderio addirittura di voler morire vicino alla sua gente. Non ha avuto questa fortuna, però la gente lo ricorderà perché quel che lui ha fatto rimarrà sicuramente, verrà eternato sicuramente.